di Civitanova vincono ancora, stavolta soffrendo però, solo al tie break su Piacenza. Ci racconta tutto Maurizio Colantoni. Per la prima volta vince al tie break la Lube, la sesta vittoria in questa stagione nella dodicesima di andata di Superlega Unipol-SAI. Una bella prestazione soprattutto in rimonta dal 2-1 per Piacenza, arriva il quarto set e poi il tie break giocato sempre partendo da sotto dal 6-3, poi è arrivata una grande vittoria, due punti fondamentali. Svetlana Sokolo è una grande prestazione soprattutto per quanto riguarda i tuoi punti, ma nell'insieme non è stata una partita bellissima. No, veramente abbiamo giocato una partita non bella da vedere, secondo me. Abbiamo fatto tantissimi errori, abbiamo giocato malissimo, secondo me, in gestione di contrattacco, che dobbiamo migliorare tantissimo, perché anche le palloni quando non vengono bene bene le dobbiamo gestire. Invece noi abbiamo rischiato tantissimo e alla fine non è venuto quello che doveva venire. Però, come ti ho detto prima, cioè, importante è vincere, brutto, bello, importante sono le vittorie. Non era facile contro questa Piacenza, arrivava come voi da tre vittorie, sta messa molto bene in classifica, partite che non bisogna mai prendere sotto gamba, no? Io posso dire che tutte le partite quando giocano contro la Lube tirano tutto, perché non hanno niente da perdere. Se perdono è tutto a posto, cioè niente di che, però se vincono è un gran cosa, quindi tutti vengono qua, tirano, danno il tutto e ce la giocano. Piacenza è una grande squadra che secondo me è cresciuta tanto di l'anno scorso, stanno giocando veramente bene, pochissimi errori, non regalano niente, però noi non siamo stati bravi di tenere fino alla fine. Una Lube, secondo te, che ha avuto dei momenti di blackout, forse perché è un pochino appesantita e ha tante cose a cui pensare e tanti appuntamenti importanti? Posso dire che adesso quella settimana è stata un po' più tranquilla, però non possiamo allenarci tanto, sempre sono le partite da domenica, mercoledì o giovedì, domenica di nuovo, quindi allenamenti non ci sono tanti, guardiamo di tenere sempre la parte fisica tono alto, quindi lavoriamo molto di più su... In sala pesi, invece dentro in palestra non ci siamo quasi mai. E adesso dobbiamo tirare il nostro, dobbiamo tirare di stringere i denti, di giocarcela, perché adesso arrivano le partite che contano, che veramente contano tanto. Grazie.